Ciao ragazzi, bene, guardate, non a caso ho proprio scelto questa cucciolata di cani tigrati per parlarvi di un argomento così importante. Spero che loro saranno compiacenti, che non inizieranno a essere così irruenti come sempre, ma per prepararmi a questo video sto usando un po'. Ho usato un po' un trucco, poi adesso ci sono anche loro con me, no? Eccole qua. E quindi il branco misto si allarga e non è detto che sia un vantaggio, però vi dicevo, ho usato un trucco che sono stato più di un'ora con loro, si sono tranquillizzati e quindi spero di potervi dedicare queste parole su il pastore dell'Asia centrale. Poi vi ho scritto questo famoso sconosciuto, perché poi vi vorrò raccontare un po' di cose. Allora, vi dico anche perché adesso ho deciso e non prima di farvi questo video. Perché non ve l'ho fatto prima e perché non avevo tutto sto tempo. Poi sinceramente io sono sempre stato un allevatore che ho pensato a ciò che accadeva nel mio allevamento. Come vi ho già detto altre volte, non mi avrete mai visto nei gruppi a discutere qual era il cane migliore, qual era il cane peggiore, eccetera. Però siccome ultimamente poi ho dovuto fare due denunce per diffamazione, perché vista la mia assenza sui gruppi e diciamo un po' quella che è la socialità cinofila, qualcuno si era fatto prendere un po' troppo alla mano, allora io non ho problemi su chi dice i cani di questo sono belli, sono brutti, mi piacciono di più questi, mi piacciono di più quelli, perché tutto è legittimo e tutto sull'estetica può essere opinabile. Sul carattere molto meno, e sul carattere dei miei cani penso che più che parlare io possono parlare tutti i miei video dimostrativi che ci sono, che sono pubblici. Possono parlare tutti i miei clienti che utilizzano da tanti anni i miei cani, sia per fare la guardia alla loro proprietà e proteggere la loro famiglia. E quando dico utilizzano, voglio dire quanti vantaggi ne traggono. E quando dico quanti vantaggi ne traggono, non intendo solo dire perché li fanno la guardia. Quanti zero problemi hanno avuto nel crescere i loro figli, nel far convivere questi cani con gli anziani, nel avere una vita quotidiana. Ecco, adesso iniziano con i lavaggi, boh, chissà come andremo a finire. Però ho dovuto intervenire perché così, perché la cinofilia è bella perché è strana. Qualcuno ha iniziato a dire che io vendevo i cani senza pedigree, che i miei pastori dell'Asia centrale erano falsi. Sarebbe interessante sapere perché i miei erano falsi e loro erano veri, ed è il motivo perché adesso voglio spiegarvi un po' di cose. Voglio, ovviamente, per gli appassionati cinofili che sono interessati a questa razza, che capiate un po' di cose. E quindi ho un po' di tranquillità, bene, perché sono andati a litigare i cuccioloni laggiù. Quindi ritengo importante a questo punto, in questo momento, spiegarvi alcune cose che ritengo fondamentali, perché io non so come voi avete incontrato il pastore dell'Asia centrale, so come l'ho incontrato io, ma tante volte mi chiedo, non so neanche perché ad esempio su una pagina Facebook dedicata al pastore dell'Asia centrale io abbia, non so, più di 100.000 follower di sicuro, su YouTube abbia, pare 15.000, non mi ricordo neanche più, persone che mi seguono, su un'altra 20.000, eccetera. Sicuramente questo cane ha destato molta curiosità. Io ho iniziato con questo cane più o meno 25 anni fa e brevemente vi voglio dire come l'ho incontrato io. Io allora avevo pastori tedeschi, Rottweiler, e mi ero costruito questo complesso fatto della mia villa più il mio allevamento, e a un certo punto mi sono trasferito, e nel mio trasferimento, nonostante avessi questi cani che al campo di addestramento si
parte che si comportavano bene, io gli volevo bene, eccetera, eccetera, ma avevano delle prestazioni non indifferenti.